eccoci di Mister Shake al termine della partita contro il Caprino, 1-1 che ci sta veramente stretto e rimane con l'amaro in bocca perché oggi la partita dei tuoi ragazzi era veramente da 3 punti da portare a casa, è vero? Continuano a giocare con la grinta di una squadra che non è ultima in classifica e ancora mi chiedo perché siamo lì dopo questa ennesima prestazione della squadra. Vabbè, oggi un pareggio, l'amaro di una sconfitta, sì. Perché veramente oggi abbiamo fatto una grandissima partita, meritavamo a portare a casa i 3 punti, è l'unica disattenzione che abbiamo avuta, diciamo, sul taglio del loro 9 che ha tagliato tra Dragos e Lucas, non abbiamo, diciamo, seguito il taglio, poi hanno fatto gol, però il resto non posso dire niente ai ragazzi perché veramente hanno giocato con una maniera perfetta su gioco, determinazione, difesa, cioè abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile contro una squadra difficile. Però purtroppo vabbè, è una cosa che la domanda dice come mai o il perché, è una cosa che le trasciniamo da dietro dall'inizio dell'anno, anzi l'abbiamo un po' migliorata al giorno di ritorno. Però vabbè, comunque non è facile, io posso difendere i ragazzi, non è facile a giocare in queste condizioni, certo. E in questo clima, diciamo, di classifica, di tante altre cose, quindi è l'unica cosa che posso fare, posso fare solo il complimento, sì, diciamo, ai ragazzi, che, perché non è facile giocare con questi. Diciamo che girare l'andata a 2 punti era veramente difficile. Poi la sfortuna è stata di non avere mai la formazione a tua disposizione completa, perché sì, su questo magari io non sono uno che piange, addosso, però diciamo la verità che secondo me l'andata, i 2 punti dell'andata hanno penalizzato la squadra e diciamo per avere, diciamo, per non, diciamo, per non avvicinare l'altra squadra. 2 punti sono troppo poco per salvarsi. Se fosse noi abbiamo avuto l'andata le stesse punte che abbiamo fatto fino adesso, che abbiamo fatto 11 partite con 10 punti, e la situazione sarebbe cambiata, o male che vada potevi fare il play out tranquillamente, però 2 punti sono troppo poco. L'unica cosa che faccio complimenti ai ragazzi veramente perché non mollano mai, sono determinate, stanno onorando proprio la mala di San Colombano e andiamo avanti così. Peccato che era bello a tornare a casa con i 3 punti e con la vittoria, perché anche se la classifica non è che cambia tanto, però sempre è bello vincere a tornare a casa con 3 punti. Comunque guardiamo avanti, guardiamo domenica prossima che abbiamo un match, diciamo un'altra sfida molto importante, sfida personale anche a livello molto personale per l'andata. Anche per l'andata, al di là della classifica, okay. Al di là della vettura di 3 punti. Vediamo un attimo domenica prossima. Ringraziamo Mister Sheikh, buon ritorno a casa. Ciao, grazie. Tutto, grazie. Ciao, grazie.